Bentornati diavoletti e bentornate diavolette qui su LR Channel. Mi accingo a registrare il secondo video di questo giretto, diciamo, di video che sto registrando. Nel primo vi avevo fatto vedere lo spacchettamento di tutti i prodotti per la skincare e per il make-up. Adesso vi faccio vedere lo spacchettamento di ciò che ho comprato durante il Black Friday da Zara. Quindi, se siete curiosi di scoprire insieme a me cosa c'è nel pacco di Zara, perché non me lo ricordo nemmeno, però so che è un sacco di roba perché effettivamente c'erano degli sconti molto interessanti. Ovviamente non vi rimane che guardare questo video. Io, come al solito, vi chiedo un like, iscrivetevi al canale e attivate le notifiche per rimanere sempre aggiornati. Vi mando il solito bacio e vi aspetto dopo la sigla. Allora, raga, vi avevo già fatto uno spacchettamento di Zara e aspettavo questo pacco per potervi fare un video try on, un video outfit, eccetera. Poi mi è venuta l'influenza, per cui in realtà non penso di riuscire a farvelo proprio nei prossimi giorni, quelli vicini. Quindi magari ve lo farò tra una settimana, quando mi è passato tutto, perché non posso prendere veramente freddo. Però spero veramente con tutto il cuore che mi perdoniate per questo ritardo. Nel frattempo non vedo l'ora di vedere insieme a voi che cosa c'è in questo paccone. Allora, vedete, me lo sono fatta tagliare da un stilista, ma non l'ho ancora praticamente spacchettato. Lo spacchettiamo insieme. Allora, il pacco è questo. Anche scaricata la batteria nel frattempo. Comunque, appunto, stavo dicendo, il pacco è questo. Guardate che grande, enorme. Effettivamente ho preso un bel po' di cosettine, cose che mi servivano. Devo fare un po' di cernita perché mi sto rendendo conto che addirittura tengo i maglioni bucati. Non so se capita anche a voi, però io mi dico: ma cavoli, andiamo a comprarli, jeans bucati, maglioni bucati, così, questi che sono bucati davvero. E però non lo so, hanno un fascino diverso i maglioni nuovi bucati rispetto che i maglioni bucati perché sono vecchi, non so. Fatemi sapere se vi capita anche a voi, io non riesco a liberarmi di niente, veramente. Ogni volta devo fare degli sforzi incredibili per riuscire a buttare qualcosa dal mio armadio. Allora, come vedete, la carta è ancora intonsa, no? Vi faccio vedere, poi dite: ma Eller, ci hai detto che spacchettavi con noi, invece avevi già spacchettato. No, non ho neanche sbirciato in realtà questa volta, ho proprio voluto spacchettare con voi, anche perché, vi dico la verità, stavo talmente male che proprio già vederle così sembrano già molto carine. Oh my god. Quello che ho preso sono soprattutto magliette e canotte. Ecco, già vedo. Le canotte ne ho prese poche perché ho detto non è che posso spendere 50 euro di canotte, però sono canotte che io utilizzo tantissimo e avrei dovuto prenderle anche altre, cioè, stupida me. Comunque, sono così. Guardate che bella, la spallina è di quelle larghe, non è quella stretta e lo scollo è abbastanza profondo ed è molto largo. Hanno un tessuto pesantissimo in licra, molto bello, sia come sottogiacca che come proprio canotta autunnale, quelle delle mezze stagioni, la primavera. Io le ho pensate, ecco, per le feste, quando magari vai al pranzo di Natale, con insomma, tutti i familiari, la cucina e quant'altro, l'ambiente diventa molto caldo, però poi appena appena uno apre la porta, entra e esce, diventa freddo, allora magari ti metti sul cardigan, lo togli, metti su, lo togli, metti su, lo togli. E queste secondo me sono perfette. Questa è quella color panna, poi ne ho presa una a righe blu e bianche. Ho voluto, anche se non è il mio colore, non sono i miei colori questi qua, raga, però ho voluto provare perché ho detto devo imparare anche a indossare qualcosa di diverso. Ma è bellissima, cioè ve lo dico, a toccarla è meravigliosa. Questa è bianca bianca, completamente bianca. Doveva essere rosa cipria, è un po' più rosa antico che rosa cipria. Comunque, vabbè, mi piace molto anche questa. Sì,
sempre per la serie canottiere ne abbiamo. Ho voluto, non ho saputo resistere a questa, raga. Più che altro pensavo ai video. Cioè, canottiera tutù. Allora, doveva essere rosa, ma è lilla. Fa niente, anche se lilla è un colore che odio, ma tutti dicono che mi sta benissimo, per cui la proverò, farò sta prova. Comunque con le spalline, col tulle, è proprio molto 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 carina. Poi ho preso delle magliettine, cosa ho preso? Ah, ok, questa è una maglia a maniche lunghe, però ha la particolarità di rimanere praticamente con le spalle aperte, manica a tre quarti. La cosa bella è che praticamente ha il choker, in pratica qua rimane tutto aperto, tranne questo che in pratica va a cingere il collo e si allaccia dietro. È un crop top, nel senso che è corta, esatto, quindi è magari da mettere con dei jeans a vita alta, che ne ho perché li ho recuperati dagli anni 90, non lo so, no, dagli anni 2000. Sì, ne ho due paia recuperate direttamente dagli anni 2000 e un paio comprati quest'anno, ma quelli recuperati, uno a zampa, uno invece a sigaretta, qui a sigaretta skinny, ecco, con i brillantini, raga, sono bellissimi. Jeans così non ne vedo più in giro, ma comunque ve li farò vedere. Aspetto di star meglio per potervi fare qualche video outfit e qualche video lookbook, perché veramente sono bellissime le cose che sto tirando fuori. Comunque questa mi piace molto, non vedo l'ora di provarla, sono curiosissima. Altra maglietta nera, in questo caso, sempre una canotta come quella di prima, giusto, perché ho preso anche quella nera classica, anche perché poi il nero veramente lo porti, almeno io lo porto praticamente con tutto, tutto il resto della roba quasi tutta nera. Ho un problema col nero, raga. No, più che altro che ho un problema con i colori, non li so abbinare. Sto prendendo i consigli dalla mia amica del canale, Amazzone Anandra, se non mi sbaglio, comunque lo metto qua sotto, che lei è molto bravissima negli abbinamenti, e un'altra raga che adoro, ma io l'adoro proprio, lei l'adoro come persona, non solo come outfit, così, è la Sbi. Ragazzi, andatevi a vedere il canale della Sbi. Io, cioè, se potessi scegliere di avere un'altra sorella, la chiederei come lei. Cioè, se mi dicessero, guarda, desiderio di Natale, puoi chiedere un'altra sorella, come la vuoi, come la Sbi. Ma veramente, penso che sarebbe... io e mia sorella la amo, e lei ama me, però siamo due persone completamente diverse. Io penso che se avessi avuto una sorella come la Sbi avrei fatto praticamente un'adolescenza pazzesca, perché abbiamo, almeno da quanto ho intravisto nei suoi video, abbiamo gli stessi percorsi, abbiamo buttato giù più o meno le stesse maschere da dure, capito, da gente cinica che non gliene frega niente, invece ci siamo aperte, abbiamo iniziato ad apprezzare la vita per altri, a guardarla con altri occhi, con altri valori, e la sento proprio vicina. E anche e lei, questa sua creatività, come io la metto nella musica, lei la mette nei vestiti, che per me è un dono assolutamente che pochissime persone hanno. Lei ha proprio questo talento incredibile che mi piace tantissimo, e mi dà proprio quell'effetto, lo stesso ritorno che io ho dalla mia musica, lei me lo fa sentire, mi fa sentire proprio, avverto il suo talento e la sua profondità all'interno proprio dei suoi video outfit, e sto prendendo tantissimi spunti da lei. Infatti anche i pantaloni che vi ho fatto vedere la volta scorsa di Zara, insomma gli acquisti che ho fatto la volta scorsa, che ho fatto lo spacchettamento, anche quelli ho preso spunto da lei. Comunque vi farò dei lookbook, me la sentirete citare tantissime volte perché mi piace proprio tanto, e io, sapete, non vedete tante collaborazioni sul mio canale perché non me ne frega niente di fare la collaborazione. Se c'è una persona che mi piace, un canale che mi piace, io non ho problemi a dirlo, anche se la cosa non è reciproca, cioè magari questo canale non sa nemmeno che io esisto, non me ne frega proprio niente. Se a me una cosa mi piace, io lo dico, punto e basta, per il piacere di farlo. Poi se qualcuno citerà il Ler Channel per il piacere di farlo, veramente quello mi farà ancora più piacere rispetto che una collaborazione vera e propria.
Oh, questo è bellissimo, raga. Allora, maniche flare ne abbiamo. Prima. Allora, la particolarità di questa, che è praticamente un vestito che io vorrei portare con le parigine, o voglio trovare una cosa che sto cercando disperatamente ma che non sto trovando, sono gli stivali, quelli sopra il ginocchio, o quantomeno li sto trovando ma costano troppo. Vorrei trovarli che costassero un pochettino di meno. Questo vestito, che è molto autunnale, però comunque il tessuto mi sembra fresco, è anche un po' trasparente sulla manica, mentre invece qua è foderato, per cui non è per niente trasparente. Dietro ha la chiusura a goccia con un bottoncino, vi faccio vedere. È dritto, come piace a me, e ha la particolarità di avere queste manichine che al polso hanno il laccetto. E sono un po' maniche d'epoca, ecco, mi richiamano un po' i vestiti d'epoca. La cosa bella è che i vestiti che vanno giù dritti ti sottolineano le forme senza far notare se hai qualche difettuccio sul culetto, sulla pancina. Quindi anche se metti qualche chilo in più, che in inverno di solito tutti quanti mettiamo qualche chilo in più, quelli proprio lo sminuiscono, anzi lo rendono anche più armonioso. Il vestito arriva sopra il ginocchio. Allora, questa invece è una magliettina. Il tessuto è a righe, un po' trasparentino, un po' sottile, però mi piace questa cosa perché non è troppo pesante. E guardate la manica, raga. Manica a zampa, neanche flare, proprio manica a zampa. Con questa bordatura bianca, che c'è solo qua. Quindi non è ripresa da nessun'altra parte della maglietta. La maglietta, tra l'altro, è anche shankrata in vita e scende lunga, per cui insomma è veramente super elegante, mi piace tantissimo. Il collo è abbastanza chiuso, però è rotondo, cioè quindi non va in su, nel senso che non è né a lupetto né un dolce vita, è un collo rotondo normale, però abbastanza stretto, non è di quelli larghi. Altra maglia, altra manica flare. Oh raga, sono in fissa per le maniche flare. Allora, anche qui costine, tessuto abbastanza morbido, molto morbido e abbastanza leggero, non troppo. La particolarità è la manica flare, ma in pelle, o semipelle, non è pelle questa. No, raga, è bellissima. Ma anche qua lo scollo è praticamente abbastanza stretto e rotondo. Che meraviglia, oddio, no, questa è bellissima, raga. Questa mi ricordo che ero indecisa se prenderla o no. Ho fatto bene a prenderla, ho fatto benissimo. Cioè, guardate che bella. È praticamente un tessuto nude, una camiciola, una maglietta, tessuto nude con sopra il pizzo a pois. Anzi, il tulle, scusate, a pois. Le maniche, anche qui tulle a pois, con lo sbuffetto tipo manica d'epoca al polso. Bellissima anche questa. Dietro si allaccia con un doppio fiocchetto, ha un'apertura a goccia sul collo e si allaccia qua con un doppio fiocchetto, uno e... Allora, come mi consigliava la mia amica Emanuela, appunto del canale Anandra, sto puntando sul color borgogna. Questo è praticamente una maglia. La particolarità di questa maglia è questa parte elasticizzata in vita, è abbastanza crop, anche questa va messa con pantaloni a vita alta, e la stessa elasticizzazione, insomma lo stesso tessuto elasticizzato viene ripreso sui polsi. Lo scollo è semplicissimo, tondo, non molto stretto, però molto carino veramente. Quest'altra è bellissima, camicia in pizzo. Ecco, questa da mettere con sotto una maglietta, magari con la canotta che ho preso appunto sempre qua di Zara. Pizzo trasparente, manica larga, larga larghissima. Tipo, mi verrebbe da dire manica palazzo, con due, come si chiamano, volani, con due valse. La camicia è così, con una balsa davanti, una rouge, ecco, con due rouge sulle maniche. Una balsa davanti, questo scollo abbastanza largo, rotondo, e questo ricamo che non si vede bene, però ve lo farò vedere appunto quando li proverò indossati. È meravigliosa, ragazzi, veramente, anche il tessuto è bellissimo. E infine, ultimo pezzo, ma non per importanza, è questa semplicissima maglia, che invece è una di quelle che la chiamerebbe basic,
Sì, sto imparando tantissimo dal tuo canale, ti ringrazio. Me l'aspettavo un po' più lunga, devo dire la verità. Non è lunghissima, almeno non sembra lunghissima. Ha sempre questa manica sbuffo, molto epoca. Me l'aspettavo semplicemente più lunga, però è molto carina. Me l'aspettavo, non dico mini abito, ma quasi mini abito. Però è molto carina. Non vedo l'ora di farvi dei video try on, dei video lookbook, insomma. Questo era tutto per quanto riguarda il mio Black Friday, da Zara. Vi ringrazio di essere stati con me anche per questo lunghissimo video. Mi auguro che questi capi vi siano piaciuti. Vi metto tutti i link nell'info box, se li ritrovo, spero. Così potete vedere anche i prezzi, che però appunto io li ho presi scontati con il 20% di sconto sul Black Friday, non so quanto vengano adesso. Se il video vi è piaciuto vi chiedo un like, iscrivetevi al canale, attivate le notifiche per rimanere sempre aggiornati sui video di Eller Channel. Come al solito ve lo ribadisco, troverete un video al giorno anche nelle mie condizioni peggiori, come avete potuto notare questa settimana. Quindi io vi aspetto domani per un altro nuovissimo video. Vi mando il solito bacio e tantissimo, ma tantissimo amore.